cogliere questa occasione per ricordare l'importanza delle malattie cardiovascolari nel corso della nostra vita. Le malattie cardiovascolari costituiscono, diciamo, purtroppo delle patologie molto frequenti che spesso determinano delle condizioni gravemente invalidanti, sono la prima causa di ospedalizzazione e sono purtroppo anche la prima causa di decesso. Ogni anno ci sono 150.000 infarti nel nostro paese, ci sono 600.000 casi di scompenso cardiaco e ci sono svariati milioni di ospedalizzazioni per malattie cardiovascolari. Quello che molti non sanno è che le malattie cardiovascolari, nella gran parte dei casi, possono essere prevenute. Possono essere scoperte in tempo e possono essere curate. Io mi soffermerei sulla prima parte, che è quella di oggi, che è quella della prevenzione. La prevenzione è qualcosa che deve essere concordata con il proprio medico, ma che può essere sviluppata efficacemente anche attraverso, diciamo, la propria iniziativa, la propria volontà, perché la maggior parte dei fattori di rischio sono individuabili in modo molto semplice. Pensiamo alla pressione arteriosa che per essere scoperta basta di fatto che venga misurata almeno una volta all'anno, anche da chi non ha la pressione alta. Pensiamo alle cattive abitudini alimentari, che sono qualcosa su cui noi tutti possiamo intervenire, sia in termini di quantità che di qualità di alimenti, per esempio limitando i grassi animali e il sale, quindi riducendo il colesterolo elevato da una parte, riducendo i livelli pressori dall'altra. Pensiamo al diabete mellito, che può essere, diciamo, innescato da una alimentazione scorretta mantenuta per molti anni, da un'inattività fisica, e può essere favorito dall'eccesso ponderale o dall'obesità. Ecco. Se noi mettiamo insieme queste cose si capisce quanto le persone già possono fare da sole per prevenire le malattie cardiovascolari. E alla luce delle conoscenze che noi oggi abbiamo, di conoscenze, diciamo, di straordinaria efficacia, noi possiamo immaginare che, sia difficile avere un infarto del miocardio prima dei 65 anni se queste regole vengono rispettate, sia difficile che ci si presenti a una malattia importante, come ad esempio è stata il Covid-19, in condizioni cardiovascolari non favorevoli e quindi determinando una più facile suscettibilità a un decorso, diciamo, non favorevole o del tutto sfavorevole del Covid-19. Da questo punto di vista, io voglio anche ricordare l'importanza delle vaccinazioni, la vaccinazione antinfluenzale per ridurre gli eventi cardiovascolari, anche ma non solo nei cardiopatici, nei soggetti fragili, la vaccinazione anticoronavirus che oggi rappresenta l'unica arma che noi abbiamo realmente a disposizione per sconfiggere questa malattia, per ritornare alla possibilità di fare una vita sana, per esempio, di fare un'attività fisica più regolare, ma anche di evitare che questa pandemia persistente, endemica, continui a condizionare uno scarso accesso alla prevenzione e alla cura di tutte le altre malattie, ivi incluse le malattie cardiovascolari.